Un interessante reportage giornalistico di 22 minuti è stato dedicato ieri da Radio Radicale agli attacchi ambientali subiti dal Vallo di Diano, in particolare nel territorio di Montesano sulla Marcellana da parte delle multinazionali. Autore dell'iniziativa, il giornalista Maurizio Bolognetti, che ha visitato alcuni dei luoghi caldi del territorio montesanese in compagnia di Teresa Rotella del comitato Nessun Dorma e di Rosangela Pepe De Novi, raccontando le criticità ambientali del Vallo di Diano. Perché evidenziato nel reportage, anche se questo sembra un momento di stand-by sulle varie vicende relative ai permessi di ricerca degli idrocarburi, sulla stazione elettrica di Terna e sul gasdotto della Snam, è sempre meglio non abbassare la guardia. Insomma, le multinazionali si stanno riorganizzando per sferrare i prossimi assalti al Vallo di Diano. E allora ben venga l'inchiesta di Radio Radicale che riporta sotto i riflettori l'area valdianese, nella quale sono tornati a concentrarsi anche gli appetiti delle multinazionali dell'oro nero. Sono infatti due le istanze per il conferimento dei permessi di ricerca di idrocarburi, Tardiano e Montecavallo, avanzate rispettivamente dalla Happening Energy e dalla Shell Italia, e che coinvolgono il territorio di 9 comuni del Vallo di Diano per un totale di oltre 234 km². Come sottolineato in un atto di sindacato ispettivo presentato il 24 marzo scorso dai consiglieri regionali campani Petrone, Pica e Abate, l'area oggetto di ricerche petrolifere è interessata da un sistema sorgentizio di grande importanza, con bacini idrici di superficie e di profondità tra i più importanti del sud Italia. Il geologo Franco Ortolani, per tutelare i bacini idrici citati dagli ex consiglieri regionali campani, ha proposto l'istituzione del santuario dell'acqua potabile dei Monti della Maddalena. Fanno anche ben sperare le dichiarazioni rilasciate lo scorso 16 luglio dal governatore campano Vincenzo De Luca, che riferendosi all'ipotesi di attività estrattive nell'Alta Irpinia e nel Vallo di Diano, ha ribadito la sua assoluta contrarietà. Il video del servizio di Maurizio Bolognetti, dall'emblematico titolo Storie del e dall'altro vallo, è visionabile sul sito web di Radio Radicale all'indirizzo www.radioradicale.it.